Nicola Lamonica, in questi giorni siete tornati sulla vicenda del teleposto di Lacameno che si chiede da tempo diventi un luogo di pubblica utilità. Ieri c'è stato un incontro online. Chi era presente? Com'è andata? Ma diciamo che l'incontro sostanzialmente è andato bene. C'erano presenti personalità del mondo della cultura, come il senatore Luongo, Beppe Luongo, come Ermete Ferraro, questo, e del mondo dell'associazionismo come espressione dei VAS a livello nazionale. C'era diciamo, la città metropolitana rappresentata dai suoi dirigenti, da un solo dirigente. C'era Elena Coccia, ma diciamo, sull'isola d'Ischia c'erano altre personalità, c'è stato diciamo, Lega Ambiente, ci sono stati degli amici della stazione, della stanza, diciamo, e c'erano anche degli estranei, persone cioè nel senso non, da me non conosciute, ma che comunque hanno espresso una buona considerazione rispetto alla nostra proposta sull'ex teleposto. Ecco, questa è la sintesi delle presenze. Però poi, voglio dire, non mi soddisfa la posizione di chi parla di essere al traino del Consiglio Comunale di Lacameno e del Sindaco. È vero, il Sindaco non è presente, non è stato presente, così come non è stato presente nessun altro consigliere comunale, nessun consigliere comunale del Comune di Ischia. C'era in ascolto anche l'ex Sindaco Tommaso Catalano, il quale sta facendo la sua battaglia perché una vecchia delibera del 1988 trovi successo oggi a distanza di 30 anni, di 20 anni, 25 anni circa. Però, ecco, non mi trovo d'accordo chi dice noi stiamo al traino. Invece no, il Consiglio Comunale di Lacameno è determinante per questa scelta, a meno che non intervenga una regione che è inadempiente, è assente o meglio, una città metropolitana che ha tradito i suoi impegni iniziali, impegni che era assunto, aveva assunto con l'assessore Pace, con Elena Coccia, con la consigliera Elena Coccia e così via, una città metropolitana assente al dibattito di ieri sera, e c'è anche da tener conto che c'è un ritardo colpevole da parte del sindaco, e questo è quello che mi preoccupa di più. Un ritardo colpevole, perché è vero che tutta la vicenda si è svolta nello spazio di un anno. Tra una crisi, un anno di crisi dell'amministrazione di Lacameno e un anno che va dal momento della sfiducia al sindaco Pascal al momento della sua rielezione a seguito di ricorsi e controricorsi. Ecco, è vero che si è svolto in questa occasione, però oggi abbiamo la possibilità di dire: rendiamo operativo quello che è l'impegno che il sindaco ha preso con il sindaco Pascal ha preso con la sua diciamo, campagna elettorale, un programma elettorale che vede tra i punti la pubblicizzazione dell'ex teleposto come centro di ricerca e centro operativo per quanto riguarda sia la ricerca che la formazione, ma anche come centro operativo di una futura possibile area, diciamo, parco di Pietrelusa. Per chi non conosce la zona, mi rendo conto che può darsi, dice, ma avete tanto tempo da perdere intorno a un ex teleposto? No, l'ex teleposto sta all'interno della città di Pitecusa, sul monte della città di Pitecusa. Ebbene, l'ex teleposto può fare anche da struttura operativa di un probabile parco di Pitecusa.